Martina Proietti, siamo fuori dal Vermuttino dopo una serata, insomma, impegnativa fino a questo momento. Nel pomeriggio un incontro con i professionisti locali, la sera l'apertura ai clienti. Insomma, coniugare il lavoro di brand ambassador con praticamente un'azienda, un marchio ben strutturato come Number Three, con i gusti, i sapori, gli ingredienti locali. Ecco, questo è un pochino il senso della serata che abbiamo percepito dall'altro lato del bancone. Assolutamente sì, io diciamo rappresento Number 3 in Italia, chiaramente distribuito da un'azienda molto attenta alle tradizioni italiane e al territorio che è l'azienda Pallini. Chiaramente mi piace molto quando mi muovo cercare di affinarmi al mood del locale in cui vado, del bar o dell'esercizio, insomma, dove poi farò la serata. Qui appunto al Vermuttino all'Aquila ho cercato di inserirmi bene nello stile del locale e di portare anche degli ingredienti del territorio, quindi Ecco, c'è anche una valorizzare. piccola nota romantica, qualche ricordo d'infanzia tra i Assolutamente drink sì. di questa sera. Assolutamente sì, un drink che ho portato questa sera comprende del caffè, un'orzata di nocciole tostate e chiaramente Number 3 Gin, e viene servito con una piccola ferratella sopra il bicchiere, che mi ricorda un po' la merenda dell'infanzia. Mia nonna ha origini abruzzese e quindi mi faceva molto piacere ricordarla in questo modo e sembra sia riuscito bene. Il tuo lavoro è naturalmente legato all'immagine, cioè sicuramente al gusto, ma anche all'immagine. Però c'è qualcosa di concreto, non è mettere una ragazza dietro al bancone tanto perché è una ragazza, insomma, c'è una cura anche in questi dettagli. Assolutamente sì. Diciamo che la mia figura non è stata scelta tanto per la questione femminile più per sicuramente la questione professionale, però mi fa piacere portare avanti un progetto insieme a alcune altre ragazze sparse sul territorio di tutta Italia. Spesso mi muovo anche con altre due persone, di solito anche prese in prestito, tra virgolette, dal collettivo Shaker, che è un collettivo nazionale di ragazzi dietro al bancone, e cerchiamo di muoverci anche con ragazze del territorio, quindi una serata possibilmente qui all'Aquila, perché no con delle ragazze di L'Aquila o del territorio abruzzese. Assolutamente sì.